Buongiorno da FTT Radio, emittente indipendente e non collegata ad alcun né partito né movimento politico. Oggi ho qui con me in studio il signor Peter Regent, che è un operatore finanziario, ovvero si occupa di economia, e ha effettuato degli studi approfonditi sul funzionamento del porto franco e dello strumento più propriamente detto del porto franco e del porto internazionale, e quindi anche allo sviluppo dell'economia che ci si potrebbe attendere se questo strumento venisse attuato come da prerogative del trattato di pace e come ovviamente si voleva che fosse una città-stato come Trieste. Buongiorno signor Peter. Sì, buongiorno. Intanto ringrazio il professor Farluga dell'invito. Come ha detto poc'anzi, parleremo oggi diciamo un po' degli aspetti economici, sia futuri e sia proprio delle caratteristiche dello strumento che possiede Trieste, che possiede anche il porto libero di Trieste con le sue zone franche a regime speciale, con le sue zone speciali all'interno delle zone franche e via dicendo. È un aspetto che in tutti questi anni pochissimi hanno approfondito, ma è un aspetto importantissimo e vitale per poter far crescere e lavorare la nostra città, come anche il porto libero di Trieste. Allora, si è parlato molto della città-stato di Trieste, conosciuta come territorio libero di Trieste, ma pochi in realtà hanno detto o hanno saputo dire di che cosa in realtà parliamo. Allora, il primo step deve essere sicuramente quello di capire il concetto di città-stato, che è un concetto del tutto e per tutto diverso dal concetto del più tradizionale Stato nazionale. Lo Stato nazionale, possiamo prendere ad esempio, non so, la Francia, la Germania, si basa per l'appunto sulla caratteristica nazionale. La città-stato normalmente non ha questa caratteristica, ha una caratteristica all'opposto. Questa caratteristica è una caratteristica, una peculiarità internazionale. Da dove deriva e come si costruisce questa caratteristica internazionale? Questa caratteristica internazionale si costruisce attraverso strumenti che hanno carattere, diciamo, prevalentemente economico, ma che poi sono molto importanti anche nello sviluppo culturale, civile della stessa città-stato. Come si arriva e di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strumento economico che ha la capacità di coinvolgere e intrecciare gli interessi dei singoli stati nazionali, creando così un interesse di ordine superiore, diciamo un interesse che ha la caratteristica internazionale, che ha maggior forza, maggior potere, maggior potenza dell'interesse del singolo stato nazionale. È un principio banale in realtà sul quale si basa la città-stato. È il principio della cosiddetta scuola economica austriaca.
Per cui nel mercato globale o nel mercato internazionale esistono delle regole non scritte, un diritto che comunque sempre prevalente alle norme che uno Stato singolo può dettare in economia. E questo nella storia economica è sempre successo. La scuola economica austriaca è quella che aveva, ad esempio, predetto il fallimento dei sistemi economici comunisti. Perché? Perché è vero che lo Stato deve avere, anzi può avere, il potere in qualche modo di limitare questo diritto non scritto, questo diritto naturale, ma non può modificarlo. Nel momento in cui tu tenti di modificarlo, sei automaticamente, si dice il mercato ha sempre ragione, sei automaticamente destinato a un default, al fallimento. Ecco, su questo principio si basa appunto anche l'esistenza delle cosiddette città-stato. Le città-stato hanno in sé degli strumenti economici che, come ho detto prima, sono in grado di intrecciare i singoli interessi dei singoli stati nazionali, creandone uno più forte e quindi un interesse maggiore, e in questo modo si difendono e si possono difendere anche da stati nazionali che sono economicamente e politicamente molto più importanti del singolo stato o città-stato, che normalmente non ha dimensioni molto, molto grandi. Ecco, questo è il principio secondo il quale una città-stato funziona. A Trieste, già nel 1947, si è pensato di costruire questo tipo di città-stato. Ci sono discussioni ancora prima della firma del Trattato di pace del 1947, ci sono esponenti di stati come la Polonia che dichiarano in modo molto aperto e molto esaustivo che l'esistenza dello Stato libero, del territorio libero, ci potrà essere solo ed esclusivamente se verrà costruito come una città-stato, perché altrimenti non potrà reggere le pressioni degli stati più grandi circostanti. E questo che poi il legislatore ha fatto. Questo strumento economico a Trieste è rappresentato dal porto libero di Trieste, in realtà è rappresentato più precisamente dall'allegato 8. L'allegato 8, che pone una certa zona del porto libero come una zona addirittura extraterritoriale, e questo non a caso. Non a caso, perché l'extraterritorialità significa essere presenti nel mercato globale, quindi nel mercato internazionale, e quindi far intrecciare gli interessi dei singoli stati nazionali che hanno diritto di usare il porto libero di Trieste, creandone uno maggiore, più forte rispetto proprio agli interessi del singolo Stato nazionale. Ecco, questo è sinteticamente il segreto del funzionamento di una città-stato. Come è stato possibile che questo strumento non funzionasse? Questo strumento non ha funzionato perché ci sono
persone o ci sono interessi che non vogliono che si costituisca la città-stato, e per non costituire la città-stato bisogna inibire questo strumento economico e bisogna logicamente dare alla città una caratteristica che non è certo quella internazionale. State bene attenti, la caratteristica internazionale non è quella della multiculturalità, stiamo parlando di un qualcosa di ben diverso, ma si è pompato, si è voluto in tutti i modi che la città avesse una caratteristica nazionale, e tutto quello che è successo è andato in questo senso, e questo ha inibito la formazione di quello strumento indispensabile e necessario economico per dare alla città la caratteristica internazionale che può formare la città stato. Questo è uno strumento fantastico, nel senso che ha un potere abnorme, e lo stanno usando le maggiori economie mondiali. Basterà pensare, non so, alla Cina. Se pensate voi ad Hong Kong, Hong Kong è una città-stato che ha fatto ultimamente crescere a dismisura l'economia cinese. Ecco, tutto questo l'abbiamo anche a Trieste, purtroppo da anni non viene usato. Ecco, a questo punto è anche importante capire qual è il valore attuale delle norme che riguardano a Trieste, che non è assolutissimamente quello politico, perché parlare oggi di un piccolo stato nell'Europa non ha molto senso politico, ma ne ha sicuramente moltissimo, anzi si sente proprio la necessità da un punto di vista economico. La città-stato ha una funzione nell'economia globale molto importante ed è stata e lo è tuttora nelle crisi globali economiche lo strumento forse più efficace, non dirò per risolvere, ma per dare un grossissimo aiuto affinché ci sia una reale ripresa dell'economia. Se diventiamo un po' più concreti e se parliamo in concreto della situazione che stiamo vivendo oggi in Europa, ma soprattutto in Italia, molti non lo dicono, ma è una situazione che in realtà i nostri nonni hanno già vissuto. La crisi che stiamo vivendo è principalmente dovuta a errori che abbiamo già visto. Possiamo benissimo dire, ad esempio, che lo Stato italiano ha già avuto un suo default, un suo fallimento, e lo ha avuto grazie a una decisione, per colpa di una decisione un po' scellerata fatta dal governo Mussolini. Questa decisione è nota come quota 90. All'epoca la valuta di riferimento era quella inglese, il pound inglese o la sterlina inglese. Siccome la situazione economica stava di giorno in giorno in Italia peggiorando, si è deciso si diceva, almeno la propaganda diceva, per proteggere e salvare l'economia, un cambio tra la principale valuta, che era il pound, la sterlina, e all'epoca la lira italiana, fisso, che si chiama a 90, e pertanto si chiama quota 90.
Famoso è in questo senso proprio il discorso di Mussolini che il 18 agosto del 1926 a Pesaro diceva che bisognava proteggere la lira che rappresenta il simbolo della nazione, il lavoro della nazione, la ricchezza della nazione. In questo in qualche modo c'è anche un po' di verità, perché la valuta di una nazione o di uno Stato rappresenta che cosa? Rappresenta in realtà la situazione reale economica di quello Stato, la ponderazione di tanti di tante cose, dell'economia, del lavoro, eccetera. E il cambio tra le valute nient'altro è che una ponderazione della forza reale delle economie dei vari Stati. Adesso, se io, come è successo all'epoca, fisso artificialmente un cambio di due valute, di due stati, a una quota, in quel caso quota 90, presuppongo che le due economie crescano in futuro parallelamente, o meglio, omogeneamente. Nel momento in cui un'economia cresce più veloce dell'altra, evidente che quel cambio fisso è un cambio fasullo e ci sono delle conseguenze. Adesso non starò a spiegare il tutto, ma queste conseguenze sono sostanzialmente il debito, che inevitabilmente poi porta a grossi problemi e spessissimo al default. Bene, questo errore è stato fatto, questa decisione è stata fatta anche recentemente con l'entrata dello Stato italiano, ovvero con l'entrata della lira nell'euro, dove si è fissato un'altra, tra virgolette, quota 90, cioè un altro cambio fisso non corrispondente al reale, sovravalutando l'economia dello Stato italiano, e la conseguenza è stata che ad esempio l'economia principale europea, che è quella tedesca, ha cominciato a correre a una velocità che l'economia italiana non ha, anzi noi siamo oggi come oggi a crescita zero, e questo si è tradotto in conseguenze di debito pubblico. È esploso il debito pubblico. Se voi guardate cosa è successo dopo l'entrata dello Stato italiano nell'euro, e quindi il cambio della valuta, il cambio fisso della valuta, vedrete che c'è proprio un'esplosione del debito crescente e fa quasi paura. Le conseguenze che ci possono essere, se la storia ci fa da maestra, che storia magistra e vita est, e per chi conosce un po' di economia, di storia dell'economia, sa che possono essere solo quelle che abbiamo già vissuto. Ecco, ci sono in questo senso, comunque anche, tra virgolette, delle soluzioni o delle medicine che si possono usare, che nella storia economica sono sempre state usate. Prima vi ricordavo la Cina indubbiamente ha vissuto anche, sta vivendo anche il problema dell'economia, quindi il problema della crisi economica, ma lo sta affrontando proprio con lo strumento della città-stato, lo strumento economico proprio della città-stato, e quindi sta tuttora camminando, sta tuttora crescendo. Ecco, il valore attuale di quelle norme del porto libero, che in realtà è poi l'allegato 8 della zona franca regime speciale, delle zone autonome all'interno delle zone franche, ovvero delle zone speciali all'interno delle zone franche, è proprio questo, è quello strumento che può aiutare l'economia anche
e innanzitutto, soprattutto quella del diciamo est italiano, che è quella più importante, a riprendersi. Oggi questo non viene fatto per scelte scellerate politiche e per ragioni che non si riescono sinceramente a capire. Noi oggi a Trieste abbiamo una risposta possibile, un aiuto anche a una situazione economica che è a questo punto veramente agli estremi e molto molto pericolosa. Dirò di più. La situazione odierna è addirittura ottimale, perché noi a Trieste abbiamo in realtà due tipi di fattispecie, diciamo di città-stato. Voi sapete che esisteva o esiste tuttora la cosiddetta zona A, che comprende, diciamo, Trieste e i comuni limitrofi, e la zona B, che comprende parte dell'Istria. Ecco, mentre la zona A è oggi, come oggi, de jure, di diritto, lasciamo stare la situazione di fatto, in una situazione molto simile alla città-stato di Singapore, laddove c'è uno Stato, seppur oggi noi dividiamo il governo della nostra piccola città-stato con il governo italiano, il governo italiano ci amministra su delega, anzi meglio su subdelega delle Nazioni Unite. Dall'altra parte abbiamo una situazione molto più simile a Hong Kong. Quindi, se dovessimo formare oggi la città-stato, è come se mettessimo insieme una Hong Kong, una fattispecie della città-stato di Hong Kong e una fattispecie di Singapore. E questo è un qualcosa di unico al mondo. È un qualcosa di realmente fantastico. Perché? Perché non fa altro che dare il massimo della possibilità di sviluppo del potere a quello strumento economico che è proprio indispensabile alla città-stato, che è il porto libero, le zone franche, le zone libere, via dicendo, integrando addirittura due stati dell'Europa che hanno sicuramente sovranità per quanto li compete, perché riconosciuti dalle Nazioni Unite nei ex territori della zona B, ma è una sovranità limitata, esattamente come lo è a Hong Kong la sovranità limitata della Cina, dettata da precisi accordi internazionali che sono obblighi e che devono essere rispettati e che fanno parte, diciamo, del pacchetto cosiddetto successorio, in quanto successori del vecchio Stato jugoslavo. Ecco, noi abbiamo una situazione da un punto di vista di città-stato ottimale, che potrebbe dare dei frutti fantastici, che potrebbe essere oggi come oggi una risposta concreta, una risposta fantastica per poter aiutare tutte le economie, esattamente come lo sta facendo Hong Kong con la Cina, a riprendersi e a riprendere il cammino. Bisognerebbe però trovare una soluzione concreta per passare da una situazione di diritto, de jure, a una situazione di fatto. Purtroppo oggi a Trieste abbiamo una situazione di diritto che è ben diversa dalla situazione di fatto.
Quello che si può fare, io l'avevo proposto già 3 anni fa durante una conferenza che avevamo tenuto sul porto di Trieste, è uno strumento molto particolare che è stato sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale in base alla cosiddetta Convenzione di Washington. Ed è stato sviluppato insieme alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale. Lo strumento dell'arbitrato è uno strumento che pochi conoscono, è poco usato anche nel nostro diritto qua europeo, forse è una caratteristica più di un diritto anglosassone piuttosto che americano, ma molto efficace. Per darvi un esempio, la città-stato oggi forse più conosciuta in Europa è sicuramente Monte Carlo. Beh, Monte Carlo era contesa ed era in amministrazione di diversi governi, del governo francese, del governo piemontese, sardo, italiano e via dicendo, hanno ottenuto il diritto, diciamo, di essere stato sovrano proprio con un arbitrato a Londra, e questo strumento ha dato quei diritti che gli hanno garantito poi l'indipendenza anche nei momenti più bui durante ad esempio la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io non sto dicendo niente di nuovo, sono strumenti che sono sempre stati usati in questo tipo di situazioni. Noi oggi abbiamo la possibilità addirittura di usare strumenti un po' più avanzati. Perché? Perché il problema dell'arbitrato è principalmente quello per cui la decisione che ne deriva non ha spesso coercitività, cioè non c'è un ordinamento, non c'è una polizia che in qualche modo può esercitare potere coercitivo per far valere quella decisione. Nel nostro caso le cose sono diverse. Si chiama International Center for Settlement of Investment Disputes, che ha sede a New York e a Parigi, ne fanno parte 188 stati, trova il suo fondamento sulla Convenzione di Washington, e la decisione dei tre arbitri che vengono nominati da chi chiede l'arbitrato, da chi deve rispondere all'arbitrato, e logicamente il terzo dalla Banca Mondiale o comunque dagli organi dell'arbitrato, quella decisione che non è una sentenza ma si chiama lodo, è direttamente esecutiva senza passare per alcuna rettifica o tribunale dei singoli stati nazionali che hanno aderito alla Banca Mondiale, che sono membri della Banca Mondiale e via dicendo. Ci sono alcuni stati dove questo non si può fare, ma lo Stato italiano e gli stati coinvolti, poi per quanto concerne Trieste, il suo porto e via dicendo, sono tutti stati in cui questa procedura può e deve essere accettata. Ecco, questa è una soluzione concreta e anche non politica, semplice, che consente di arrivare dal punto A al punto B e che consente di diciamo attivare quello strumento economico che nel nostro caso è il porto libero, ovvero l'allegato 8, che creerebbe quella caratteristica internazionale che è necessaria e dopo per far poi nascere la città-stato, anche se oggi come oggi con due fattispecie, come avevo detto, una un po' più spinta, una un po' più simile a Singapore e un'altra più simile a Hong Kong. Però un qualcosa di unico che non è certamente pericoloso, ma può essere solo di un notevole e grande aiuto a tutta l'economia europea, non solo, ma soprattutto ai paesi
dell'est che ugualmente come l'Italia, oggi come oggi, stanno vivendo molto malamente la crisi economica. Ok, però adesso qui è stato spiegato molto bene il funzionamento sì, ma sì, dal punto di vista teorico. Adesso la domanda che si pone anche il nostro ascoltatore è: come realizzare questo progetto in via pratica? Quali sono i metodi, i meccanismi, le procedure che si possono attivare dal punto di vista proprio pratico? Allora, una delle possibili soluzioni, come avevo detto, logicamente bisognerà discuterne, è la costituzione di questo arbitrato. L'arbitrato non si occupa, questo tipo di arbitrato, di questioni nazionali o cose del genere, ma si occupa solo e soltanto del rispetto delle convenzioni, dei trattati e delle norme economiche, e il non rispetto. Se io non rispetto una convenzione, se non rispetto un trattato, logicamente nell'ambito, diciamo, dell'economia mondiale, nell'ambito del market mondiale, creo dei danni a persone che possono essere privati, a società e via dicendo. Ecco, a questo è rivolto questo tipo di arbitrato. Vi do l'esempio concreto che si potrebbe fare a Trieste. Il fatto che l'allegato 8 non è rispettato, pur essendo riconosciuto addirittura dalla giurisprudenza italiana, ci sono fior fiore di sentenze che ne riconoscono la validità, addirittura dico nel Tribunale di Trieste. Il fatto che per tanti anni non sia stato applicato è una precisa violazione di precisi accordi internazionali. Questa violazione ha indubbiamente prodotto tutta una serie di danni, che sono danni economici alle persone, alle aziende, a tutti coloro che ne potevano usufruire. In concreto, mi dirai, come si può usare? Prendiamo l'ultimo esempio: si sta tentando adesso di eliminare parte del porto, di sdemanializzare, esatto, il porto. Noi sappiamo che il porto per trattato non può essere sradicato dal porto. Ecco, quella è una violazione che si potrebbe portare all'arbitrato di Parigi piuttosto che a New York. Ad esempio, il danno che ne potrebbe arrivare è un danno abnorme in seno, ad esempio, ai valori immobiliari di tutti i residenti a Trieste. Voi pensate, se viene introdotto nel mercato per violazione degli accordi di un trattato internazionale ettari e ettari di immobili in più già oggi presente a Trieste, cosa succede? Crolla il mercato immobiliare e tutti i residenti, come tutte le aziende, subiscono un danno abnorme. Bene, questo danno può sicuramente essere portato in arbitrato, si può chiedere logicamente il risarcimento, ma si può anche chiedere il ripristino e il rispetto dei trattati e degli accordi internazionali. Il bello di questa procedura è che qui non coinvolgiamo parlamenti, non coinvolgiamo singoli tribunali dei singoli stati nazionali, ma quel lodo, ripeto, è regola esecutiva in automatico, perché è legato alla Convenzione di Washington. Va bene, ma questa procedura, proprio dal punto di vista proprio meramente esecutivo, può essere
iniziata da un unico privato, da un'associazione o per esempio con una petizione popolare o se andiamo, più nel, sì, se andiamo più nel concreto, la diciamo unicità di questo tipo di arbitrato è quella per cui ci si può rivolgere come privati, quindi qualsiasi cittadino, ad esempio un cittadino italiano che non può usufruire di tutti i vantaggi di quello strumento economico, di quello strumento economico che è l'allegato 8, e per questo ha magari è costretto a chiudere la fabbrica nel Friuli piuttosto che non so, a Treviso, è titolato a chiedere questo tipo di arbitrato, è titolato qualsiasi cittadino di qualsiasi stato che dalla non applicazione dal non rispetto di quei accordi internazionali ha un danno o non può esercitare la sua professione, ma è titolato ad esempio anche colui che lavora nel porto, perché indubbiamente è limitato nei suoi diritti di lavoro, come anche limitato poi nei suoi diritti di percepire una certa busta paga, un certo guadagno e via dicendo. Quindi si può applicare a diverse fattispecie ed è un qualcosa che si può fare singolarmente, che si può fare a livello di società, ma che si può fare, come hai ben detto tu, anche con un gruppo di persone che poi abbia o meno che abbia delle caratteristiche che sia un comitato, che sia eccetera. L'importante è che la mancata applicazione delle regole dell'allegato 8 porti a un danno economico, e si può chiedere non solo di riavere quello che è il mancato, diciamo, guadagno per via della non applicazione delle regole, delle leggi che sono diritto positivo e accettato anche e soprattutto dallo Stato italiano, ma anche negli altri Stati, e poi il ripristino sostanzialmente il rispetto delle regole, il ripristino della legalità. Quindi, se ben ho capito, anche diciamo il singolo proprietario di un appartamento, di una palazzina o anche di un negozio, di un opificio può richiedere, perché se io sdemanializzo 70 ettari, a questo punto sono 70 ettari, sì, e più sono o meno, sì, più o meno, e sono un'abnormità. Faccio, funziona esattamente come in borsa, esatto. È come se una società quotata a un certo punto mettesse sul mercato altrettante azioni quante ne ha quotate. È ovvio che il valore di quell'azione sarà dimezzato. E così funziona anche nel mercato immobiliare. Esatto, ecco. E quindi io come ipotetico proprietario posso... Ipotetico, reale proprietario. Ipotetico, no, ipotetico, perché in questo momento mi rivolgo al cittadino medio, no? A un certo punto vedo dimezzarsi il valore della mia casa, della mia abitazione. E il motivo del dimezzamento del valore della mia casa, delle mie proprietà, del mio negozio e tutto il resto è che cosa? È la mancata applicazione delle norme o dei contenute con accordi internazionali, in questo caso l'allegato 8. L'allegato 8, bene, benissimo, cioè male nel senso che in prospettiva il governo italiano sta attivando delle procedure assolutamente che ci vanno in senso contrario, e quindi... Sì. Questa è un'assurdità. Io, a proposito di questo, avevo tempo fa parlato con un imprenditore cinese e gli avevo anche mostrato la situazione di Trieste. E lui mi dice, sorpreso, ma cavolo, è meglio di Hong Kong, dice, meglio che da noi. Ma come mai non la usate? E dico, abbiamo questi problemi. Ma dice, ma allora è come se la Cina rinunciasse a Hong Kong?
sì, dico, ma la Cina rinuncerebbe a Hong Kong? E lui dice, i cinesi non sono mica scemi. Ecco, il punto è questo, quello che non si riesce realmente a capire è che il governo italiano, adesso c'è una grossa polemica, si va tutti contro l'Europa, fuori dall'euro, eccetera. Va bene, ma voi cavolo avete uno strumento economico che vi può aiutare in questa situazione difficilissima, difficilissima, che, dove si rischia il default, che tutte le potenze dalla Cina agli Stati Uniti hanno sempre usato e non la usate, è un qualcosa di assurdo, è un qualcosa di realmente stupido. E infatti, ma com'è anche stupido che infatti da 62 anni il porto internazionale è assolutamente bloccato da quel punto di vista. Io ti dirò di più, forse ne avevamo parlato prima che bevamo il caffè, la città-stato è l'eccellenza della civiltà, è realmente l'eccellenza della civiltà, perché la città-stato attraverso quello strumento economico, che non è solo uno strumento economico, intreccia sì gli interessi delle singole nazioni, ma intreccia anche le culture delle singole nazioni, c'è un confronto costruttivo, e il confronto in uno spazio ristretto, molto veloce, dove l'economia funziona, porta a crescita economica, porta a crescita culturale, porta a crescita civile e tutto il resto. Se noi guardiamo nella storia, è sempre stato così: uno Stato nazionale non potrà mai raggiungere i livelli di civiltà di una città-stato. Voi pensate, senza andare lontano, Firenze città-stato, è un qualcosa che tuttora ci ammira tutto il mondo, ma senza andare a Firenze pensate a Venezia. Cavolo, Venezia è una meraviglia costruita nel sistema della città-stato. Questo dovete capire. È la maggiore unicità, è un qualcosa di meraviglioso da un punto di vista di crescita civile. Si arriva a picchi di civiltà che mai, ripeto, mai nessuno Stato nazionale potrà avere. Va bene, e quindi in sostanza bisogna sensibilizzare la popolazione che ci sono questi vantaggi che sono stati negati ripetutamente da 62 anni, si può dire, dal nostro amministratore. Sì, quello che a me un po' dispiace in tutta questa situazione è che io lo sto dicendo questo ormai da anni, però non viene recepito, perché è recepito, bisogna fare il partitino politico qui non c'entra niente, bisogna difendere i diritti politici e civili prima di tutto, sì signori. Ma i diritti politici e civili, vi do l'esempio, se io mi sposo in uno Stato e faccio il matrimonio, faccio l'istituzione del matrimonio davanti a delle autorità di uno Stato e poi sono residente in uno Stato che non riconosce quello Stato, che può essere, non so, il Kosovo piuttosto che la Cina, e poi vado dal giudice dello Stato dove sono residente che non riconosce l'istituto di matrimonio perché non riconosce l'altro Stato e chiedo il rispetto dei diritti legati al coniuge, non ho fatto niente. Io devo prima attivare la città-stato, devo attivare quello strumento che mi può consentire di creare, di formare e poi anche di evolvere come città-stato. Ma se non faccio questo, è inutile chiedere i diritti, come avevo detto prima, del coniuge se il mio matrimonio da quello Stato non è riconosciuto. Quindi bisogna attivare tutte le procedure nella sequenza che deve essere fatta, ovvero attivare prima lo strumento della città-stato con... Il primo strumento da attivare, come avevo detto prima, non a caso il porto quando è stato fatto è stato pensato
per le zone franche a regime speciale, per le zone, per le zone speciali, eccetera, come con la caratteristica della extraterritorialità, perché è proprio la caratteristica di extraterritorialità che ci pone nel mercato globale e quindi ci consente di creare quella caratteristica, quello strumento internazionale che è più forte, che ci protegge dagli appetiti dei singoli Stato-Nazione. Bene, quindi oggi abbiamo praticamente approfondito bene tutto questo meccanismo e le possibilità che ha la città e quindi anche il territorio di Trieste se venisse applicato interamente ciò che ci è stato fornito già dal 15 ma sostanzialmente settembre. Da tutto il mondo, perché sa, sì, questa sì. Storia, professore, che non esiste di qua, sì, di là, infatti, eccetera, è come dire non esiste la seconda guerra mondiale, voglio esatto. Dire, se esiste la seconda guerra mondiale, se è finita la seconda guerra mondiale, esiste il trattato di pace, ci stiamo infatti, veramente prendendo... Infatti, però questo fa parte del diritto negato ormai da 62, mi ripeto, ma sono 62 anni che le cose non vanno per come erano progettate all'inizio che dovessero andare. Sì, ma la questione è che il valore attuale di quelle norme è positivo per tutti, è positivo per tutti. Davo prima l'esempio della zona B, ma cosa volete di più? Cioè, voi vi trascinate in uno strumento economico addirittura gli interessi di due stati che sono presenti, li legate dentro, che hanno rapporti con tutto il mondo, è come mettere, voglio dire, è come mettere Hong Kong e Singapore insieme, una potenza economica stupefacente, voglio dire, non ce n'è, è unica la cosa. E il punto è che si preferisce a fare i partiti politici, si preferisce a dire dobbiamo proteggere i diritti civili politici, ma facciamola questa città-stato, attiviamo quello strumento, diamo anche la possibilità non solo di lavoro, ma guardate c'è una possibilità di crescita abnorme, se voi fate quello strumento economico, se si attiva quello strumento economico arriva non solo l'interesse economico, arriva il know-how di diverse nazioni, di diverse stati, di diverse nazionalità, si cresce. Io vi ho dato prima l'esempio di Firenze, vi ho dato l'esempio di Venezia, ma cosa volete di più? Studiate la storia, dovete avere coscienza un po' della storia economica, le cose si ripetono e sono sempre le stesse cose, bisogna solo capirle e sono in realtà molto elementari. Bene, la ringrazio di questo intervento e quindi sarà anche il nostro impegno di questa radio, ma anche l'impegno morale e civile diciamo del comitato che sta per crearsi, che si sta formando, di informare le persone sui benefici che arriveranno da tutto questo, ma che ci sono già, soltanto non sono stati mai attivati strumenti che possono far valere questi diritti. Esatto, e esatto. Sono strumenti che sono ampiamente usati. Adesso noi oggi non abbiamo tempo, ma se ne possono portare tantissimi di esempi. Andate sul sito della Banca Mondiale e leggetevi le cose. Esatto, però sarà proprio il nostro compito di informare capillarmente i cittadini di questi strumenti e quindi poi di avviare eventualmente o un'azione collettiva o anche attivare per singoli casi azioni individuali che comunque come fine abbiano proprio la riattivazione. Sì, il problema che si ha a Trieste purtroppo che è proprio per evitare l'attivazione di questo strumento, quindi di questo strumento economico che ha la caratteristica internazionale,
che avrebbe attivato poi la città-stato, chi è contro tutto questo ha fatto solo due cose: ha inibito quello strumento, lo stanno tentando di fare ancora adesso con la sdemanilizzazione, e ha iniettato in tutti questi anni la caratteristica opposta alla città-stato, cioè il nazionalismo. Questo è il reale problema. Però in tutti questi 60 anni, grazie alla crisi, nelle scuole anche a me è stato insegnato che essere mono significava essere più furbi, più intelligenti, più bravi. Poi i cittadini si sono un giorno svegliati a Trieste, nell'ambito globale, in una crisi globale, hanno scoperto che essere mono costituiva un limite, non un limite, costituiva proprio sostituire la O finale con una A. scusami sì. La battuta, però ecco, sì. Bisogna uscire da questo, bisogna capire che il confronto significa crescita economica, significa crescita culturale, significa crescita civile, e il confronto a Trieste può essere esponenziale, come dicevi tu prima, perché abbiamo questo strumento unico che si chiama Legato 8 e che poi si chiama Zona Franca Regime Speciale, e le zone poi speciali all'interno delle zone franche. Chiudo con questa cosa: se non mi credete, chiedetevi come ha fatto il mio nipote quando mi ha chiesto: ma zio, ma perché a Trieste la zona franca è speciale? Perché è speciale? È speciale proprio perché, ce lo dice il Trattato di Roma, ce lo dice una norma precisa, non sono applicabili in alcun modo in quella zona le norme europee. E questo è quello che dicevamo, lo strumento particolare, l'extraterritorialità, è quello strumento che crea l'internazionalità, ovvero la caratteristica necessaria per far nascere la città-stato. Bene, ringraziamo il signor Peter Regent per questa chiara esposizione degli strumenti che possediamo. Noi comunque rinnoviamo l'impegno per far sì che questo strumento venga riattivato al più presto, e quindi ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, e niente, alla prossima e buon ascolto con FTT Radio.